che a aprile 2021 ha equiparato la produzione. Costruzione di sinergie per la ripartenza, attenzione al sostegno delle imprese in questa fase delicata e interventi mirati per il rilancio del turismo con la valorizzazione delle ricchezze del territorio. Questi temi al centro del confronto tra i dirigenti di Confartigianato Ancona, Pesaro Urbino e il governatore Francesco Acquaroli durante il consiglio direttivo dell'associazione di categoria. Tra le altre questioni di cui si è dibattuto anche la nuova normativa in materia di sviluppo dell'artigianato marchigiano in fase di approvazione che aggiorna la legge precedente. Confartigianato infatti ha contribuito alla sua definizione indicando alla regione le esigenze delle imprese adeguate al contesto economico. La realtà per quanto riguarda la nostra zona è sicuramente che ci sono degli ottimi segnali positivi per quanto riguarda la ripresa, segnali interessanti, ci sono anche dei punti di criticità che sono molto evidenti per quanto riguarda sia l'acquisizione delle materie prime, i costi delle materie prime che stanno mettendo in difficoltà molte imprese che stanno ripartendo, e un altro problema che ci sta preoccupando è un po' quello che riguarda proprio la reperibilità della manodopera. Bisogna sicuramente avviare un percorso sia di formazione delle figure che poi vengono richieste, è possibile occupare sul territorio, ma anche un percorso, come dire, di incontro domanda-offerta per quelle che possono essere poi le esigenze del territorio. I nostri imprenditori ora hanno voglia di fare e di lavorare, ha proseguito il presidente Sabatini. Bisogna puntare anche sull'innovazione e digitalizzazione. Sul fronte delle vaccinazioni, ha spiegato invece il segretario Marco Pierpaoli, le Marche sono tornate ad essere un'eccellenza e Confartigianato ha sottoscritto un accordo con Federpharma per la somministrazione delle dosi nelle farmacie a imprenditori e lavoratori. Alla regione chiediamo di fare squadra, come insegna la nazionale del nostro CT Roberto Mancini. Chiederemo e chiediamo al presidente Acquaroli di fare quello che sta facendo, cioè essere sempre più vicini alle imprese. Abbiamo un grande gap che va colmato. Uno, come evidenziava, è quello infrastrutturale. Infrastrutture materiali e immateriali. Dobbiamo far sì che questa regione sia accessibile. Lavoriamo tanto sul tema del turismo, si sta facendo bene, ma dobbiamo cercare di rendere attrattiva questa regione anche rendendola vicina alle altre. E dalla regione è stata dimostrata piena disponibilità al confronto. Il presidente Acquaroli ha proposto l'apertura di tavoli periodici con l'associazione e gli imprenditori affinché possano segnalare le priorità da tradurre in bandi e opportunità di credito. Stiamo cercando proprio ieri, oggi, anche domani faremo delle sessioni speciali con gli uffici per cercare di mettere a terra le interlocuzioni necessarie e indispensabili che abbiamo avuto in questi mesi e cercare di tradurre tutte quelle che noi vediamo come idee e proposte e progettualità in cantieri.